Sabrina Sansonetti scende in campo per le primarie del centro-sinistra a Lecce e infuoca una campagna che si sta giocando senza troppe scintille. Mi candido e non mi dimetto da Innova Puglia, dice. La Sansonetti è infatti la presidentessa del CDA della società in-house della regione Puglia. E di fare un passo indietro non ne vuol proprio sapere, anche perché, come dice, i livelli sono separati e non esiste un problema di incompatibilità, innescando la polemica poi contro l'avversaria democratica e il ruolo istituzionale che Loredana Capone ricopre. Cioè non ho il minimo dubbio, ritorcermi contro per che cosa? Se uno... polemiche. Ma le polemiche trovano il tempo che trovano se uno si pressa. A me non è stato detto nulla e nessuno si è permesso di dirmi che ero scomoda avendo quel ruolo. Oltretutto abbiamo anche la vicepresidente della regione che, mentre il mio ruolo non è incompatibile, perché per legge non è incompatibile, il ruolo di un amministratore o di un assessore è incompatibile. Quindi se lei mi chiede questo, io al momento non ho problemi di incompatibilità. Ma questo non è il solo sassolino dalla scarpa che i dipietristi si tolgono. Nel giro di poche ore, dice il coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori, qualche minuto dopo in conferenza stampa presso la sede dei socialisti per la presentazione del regolamento per le primarie, approvato, abbiamo anche raccolto le 100 firme per la candidatura della Sansonetti. D'Agata tiene a sottolineare che il partito ha approvato per spirito di unità le regole così come presentate e, anche se siamo partiti in ritardo, dice, recupereremo. La soglia delle 100 firme non è la sola novità. Le primarie del 22 gennaio saranno in salsa austerity, sono vietati infatti 6x3 in città. La quota di iscrizione dei candidati scende a 1.000 euro per garantire pluralità di candidature e maggiore affluenza, dice il segretario cittadino del PD. C'è tempo infatti fino all'11 gennaio per presentare ulteriori nomi. La location resta all'Hotel Tiziano, già prenotata. Per quanto riguarda la norma anti-infiltrati, resta soft. È evidente che se non si sperasse che qualcuno possa cambiare idea tra gli elettori e quindi, pur avendo votato alle scorse elezioni amministrative, centrodestra decidere di partecipare alle primarie del centro-sinistra, rimarremo a bocce ferme, quindi a risultati invariati. Detto questo, siccome nessuno vive su Marte o è nato ieri, vi è un sistema, una commissione elettorale, un sistema di reclami che ovviamente valuterà eventuali operazioni organizzate.